Ciao ragazzi, qua Max, oggi Negato, oggi sono da solo e sono qui a presentare questo nuovo video, che è un nuovo video abbastanza speciale, perché per coronare l'inizio di questi fantastici mondiali del 2014 ho voluto presentarvi uno squad builder relativo appunto a FIFA World Cup, che ragazzi devo dire che è uno squad builder veramente bello, la squadra è fenomenale, quindi se potete fatevela. Ovviamente però qual è la particolarità di questa squadra? Che è costituita da giocatori che ho trovato nei pacchetti. Innanzitutto io ho cercato di farla da giocatori che diciamo sono accessibili, sono trovabili nei pacchetti, quindi non magari, non è appunto quella squadra costituita da Cristiano Ronaldo o Messi e o cos'altro, quindi è una cosa abbastanza bella. E soprattutto, essendo diciamo relativa delle nazionali, voi potete anche non utilizzare proprio me stessi giocatori, ma giocatori che fanno sì lo stesso ruolo della stessa nazionalità. Quindi magari, che ne so, io in questa squadra utilizzerò Marcelo. Se voi non avete Marcelo ma avete Felipe Luis, non cambia assolutamente niente. Quindi questo mi sta un po' bello, se possiamo così definirlo. Comunque, per iniziare volevo dire un paio di cose. La prima, vi volevo ricordare di passare da FIFA con Stess, il sito lo trovate in descrizione, appunto passateci se siete interessati a comprare chiedi FIFA, e state pronti perché in questi giorni iniziano fare degli sconti della Mazzanna. Secondariamente vi volevo dire che adesso sulla pagina Facebook inizierò a fare proprio a ruota una marea di giveaway relativo alle partite dei mondiali, quindi passate sulla pagina Facebook. E udozisti in fondo, ma non meno importante, vi volevo dire che ho aperto l'ultimo gruppo relativo al Fanta Mondiale. Se siete interessati a parteciparvi, andate sulla pagina Facebook e appunto seguite le regole, seguite ciò che bisogna fare per parteciparci. Comunque, banda già in ciancio, bandiamo e iniziamo subito con questa squadra veramente ottima. Allora, in porta, innanzitutto la difesa è europea, della Confederazione Europea, perché non so se l'ho già detto, ma questa squadra è un ibrida, appunto un ibrida tra confederazioni. In porta utilizziamo quello che forse è il portiere più forte di questo gioco, ragazzi, il magico Thibaut, non so come si dica, Courtois, perché è un po' francese, è francesato, io non avendo fatto francese non so come si dica. Comunque Courtois, ragazzi, è fenomenale, è veramente forte. Io mi sono stupito, allora, perché prima di lui utilizzavo un altro portiere che era Adler, però non mi è piaciuto tanto. Poi sono passato a lui e lui è una bestia, soprattutto quando ce l'avete contro. Quindi voi sarete contro i vostri avversari e dunque per proprietà simmetrica o transitiva, adesso non ricordo, il vostro Courtois sarà fortissimo. Passiamo invece alla difesa. La difesa ho scelto di farla italiana. Infatti abbiamo da una parte Chiellini, da una parte troviamo dov'è Leonardo Bonucci, e come CDC, ci metto già l'ultimo giocatore europeo di questa squadra, utilizziamo De Rossi. E ragazzi, devo dire che anche loro mi hanno stupito un bel po', mi sono piaciuti veramente tanto, anche Bonucci. Sinceramente Bonucci pensavo fosse scarso in generale, però devo dire che mi ha stupito fortissimo. Se ce l'avete, provatelo. Ecco, qua mi collego a ciò che ho detto prima: se non avete Chiellini e Bonucci, potete utilizzare, che ne so, Ogbonna Barzagli, oppure altri difensori europei come Hummels Boateng, una cosa simile. Comunque il principio è quello. De Rossi, anche lui veramente forte, due partite fatte, un assist, 0 gol, però ottimo CDC, infatti presenta 84 di difesa e 83 colpo di testa. Passiamo invece alla parte destra della squadra. La parte destra della squadra l'ho fatta della Confederazione Africana, infatti come terzino destro troviamo Ebue, come CC troviamo il magico Yaya Touré, come ala destra troviamo questo qua, Bolly, che è straforte. E invece, come attenti, ve lo faccio vedere dopo. Allora, presentiamo un attimo questi tre giocatori. Ebue, ragazzi, Ebue l'ho utilizzato soprattutto per fare intesa, anche se devo dire mi ha anche soddisfatto. Ha dei workers che a me piacciono particolarmente, alto normale. Poi Yaya, ragazzi, Yaya, 4 stelle piedevole, 3 stelle mossa di abilità, 191 centimetri da sdraiato. Poi, no ragazzi, è fortissimo se avete le possibilità, o meglio se l'avete trovato, quindi se siete stati fortunati provatelo perché è veramente forte. Ma passiamo all'ala destra, ragazzi, questo giocatore Bolly ha 95 di velocità ed è fenomenale. Due partite, 3 gol fatti, 4 stelle di piede debole, che è fantastico, solo poi 3 stelle di mossa abilità. Comunque ragazzi, è un puledro puledro sangue rosso. Voi tipo con Yaya Touré o con De Rosso, con l'altro centrocampista centrale che andremo successivamente a vedere, potete fargli lancio lungo, lancio corto che sia, che lui vi correrà così veloce che ve la prenderà proprio subito. Quindi è veramente forte. Passiamo invece alla punta. La punta, come punta utilizzo Didier Drogba, che ragazzi, punta di sfondamento per eccellenza dopo Ibrahimovic.
87 colpo di testa. Quindi voi cosa potete fare? Potete correre sulle fasce utilizzando la velocità di Bolli, per poi andarla a mettere in mezzo e per poi fare un bel gol con Drogba, soprattutto di testa. Anche lui veramente forte. Ma invece adesso passiamo alla parte sinistra della squadra. Ecco, che confederazione è? Sto parlando del Sud America. Terzino sinistro abbiamo Marcelo, che appunto avevo fatto l'esempio tra Marcelo e Felipe Luis. Come CC troviamo Fernandinho, ma potete utilizzare anche Paulinho, come anche Luis Gustavo. E invece come alla sinistra troviamo Neymar, anzi no, Neymar Man of the Match, perché infatti questa seconda parte di questo squad builder la sto registrando il giorno dopo, perché ieri avevo dovuto interrompere bruscamente il commentary e poi perché è successa una magicata. Infatti ieri sera nella partita di inaugurazione, se possiamo così chiamarla, dei mondiali di Brasile del 2014, Neymar ha fatto una doppietta e ha portato il Brasile a vincere 3-1. E la EA cosa ha deciso di fare? Ha deciso di rilasciare sull'ultimate normale una sua nuova carta che costò un macello. Io volevo provarla, però costa veramente uno sproposito, tipo 7 milioni, e di upgradare la sua normale versione su World Cup, appunto, da 87 e farla passare ad 88. L'unica cosa che non gli hanno modificato è il ruolo. Comunque, adesso ragazzi voi starete dicendo: ma io non ho Neymar, perché Neymar è quasi introvabile. Ed è introvabile. Ed ecco qua che appunto mi ricollego al ragionamento che vi ho già spiegato più volte. Voi potete tranquillamente utilizzare un'altra ala sinistra sudamericana. Basta che poi utilizziate un centrocampista centrale della sua stessa nazionalità, e stessa cosa varrà per il terzino. Facciamo un esempio: potete utilizzare come alla sinistra Lavezzi, come CC Mascherano Di Maria e come terzino sinistro Ansaldi. Quindi il procedimento è questo: vi basterà che le nazionalità di questi tre giocatori siano uguali. Ragazzi, cosa dire di Neymar Man of the Match valutato 88? Oh mio Dio, è veramente una bestia. 8 partite giocate, 5 gol e un assist, che non è male. Però dovete sapere che per un 2-3 partite l'avevo provato ad utilizzare come ala destra, ancora appunto quando era 87. Però non mi era piaciuto tanto, l'avevo utilizzato perché avevo fatto una squadra abbastanza ambigua. Però comunque adesso come ala sinistra lo si valorizza veramente un sacco. Poi come voi ben sapete io sono uno, o meglio sono una persona a cui piace skillare. Quindi le sue stelle, le sue 5 stelle di mostrabilità sono perfette. In più che cos'ha? Ha come piede preferito il destro. E trovandosi sulla fascia sinistra è una cosa ottimissima, perché infatti voi potrete rientrare e fare dei tiri a giro, come anche dei tiri di potenza fenomenali. Ma questo non basta, perché infatti ha 5 stelle di piede debole. Quindi se voi preferite magari non rientrare ma andare a fare un bel cross per metterla in mezzo e per far gol di testa a Drogba, cosa vi basterà fare? Vi basterà andare sulla sua fascia, scartare un paio di persone e metterla in mezzo con il mancino, che sarà comunque un ottimo piede grazie alle sue 5 stelle di piede debole. Comunque ragazzi, adesso magari vi starò facendo vedere qualche gol. Volevo un attimo parlarvi delle cose che ho detto all'inizio, anche se ahimè le ho dette ieri, perché come ben sapete questa seconda parte la sto facendo il giorno dopo. Perché infatti io, come molti di voi già sapranno, avevo iniziato con i miei iscritti a creare un fantamondiale. Un fantamondiale, o meglio, dei gruppi relativi al fantamondiale. Ne avevo fatti 3, 2 erano pieni e uno no. Ecco perché io vi avevo chiesto di entrarci, o meglio avevo chiesto di passare dalla pagina Facebook per avere ulteriori informazioni. Solamente cos'è successo? Ora il mondiale è iniziato e non so se voi riuscirete ancora a parteciparvi. Comunque, se volete avere ulteriori informazioni riguardo al mondiale, mi raccomando, passate dalla mia pagina Facebook. Sulla mia pagina Facebook troverete anche dei contest oppure dei giveaway, chiamateli come volete. Questi giveaway, o meglio questi contest, sono relativi a una partita che io deciderò, che ovviamente sarà relativa al mondiale. Cosa dovrete fare? Innanzitutto, per parteciparvi dovrete essere iscritti al mio canale e aver messo mi piace, aver commentato un video che io vi indicherò. Successivamente entrerete appunto a far parte dei partecipanti di questi contest, di questi giveaway. Solamente non è che non dovete far niente, dovrete scrivere il risultato esatto della partita in questione, i marcatori totali, quindi chi segnerà in quella partita della partita in questione, poi se in quella partita ci saranno meno autogol e se in quella partita ci saranno meno espulsioni. Se indovinerete tutte queste quattro cose, vincerete il contest. Solamente c'è un risultato che non vale. Qual è questo risultato? È lo 0-0, perché lo 0-0 esclude automaticamente l'opzione dei marcatori totali. Quindi dovrete solamente indovinare espulsioni e autogol, che non mi sembra una cosa altamente difficile. Quindi lo 0-0 non vale. Poi ragazzi, vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi state dando, e vi volevo far sapere che sono riuscito finalmente ad ordinare la GoPro. Quindi appena ci arriverà, io MarcoSin58 e Carmi9 ci metteremo all'opera per portarvi un video speciale dei 50.000 iscritti, anche se ormai sono quasi a 62.000. E collegandomi a questo vi porteremo anche non solo quel video che appunto sarà lo speciale, ma video anche dove magari noi facciamo altri sport. Perché l'altro giorno, ieri, poco dopo aver interrotto il
Poco dopo aver interrotto il commentary, siamo andati a giocare a tennis, quindi se volete vi potremo caricare anche video di altri sport. Faccelo sapere con un commento. Ultimissima cosa ragazzi, vi volevo chiedere se mi potevate appunto consigliare che video portarvi nei prossimi giorni. Allora, io pensavo ovviamente a dei ping pale. Prima vi volevo però far vedere l'ultima squadra forte che mi son fatto vendendo tutto. Però poi ovviamente andrò a ping palare questi giocatori. Poi ovviamente andrò a ping palare alcuni giocatori che compongono questa squadra. Quindi fatemi sapere se vi va bene vedere lo squad builder della mia ultima squadra. Solamente una cosa, è molto costosa, quindi non so in quanti se la riusciranno a fare. Disporranno dei crediti che appunto servono per farla. Comunque ragazzi, poi altre cose. Ah no, ecco, quindi scrivetemi che video vorreste avere. Magari adesso rinizierò, no, rinizierò sicuramente con l'Axel vs Food e forse rinizierò a Road Glory. Comunque mi raccomando, scrivete un bel commento e fatemelo sapere. Quindi ragazzi, detto questo, io non ho più niente da dire. Lasciate un bel mi piace. Vediamo se raggiungiamo i 4500. L'ho detto, 4500 mi piace, sia per questa squadra sia per questo momento in cui siamo stati a parlare, se possiamo così definirlo. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla, al prossimo video. Buon lavoro.